Bentornati a tutti. Con le lezioni di Chagrera siamo arrivati alla lezione 54. Vi ricordo che la lezione 54 la mano destra avrà esattamente la stessa figurazione ritmica della lezione 53. Andiamo a vedere subito la mano sinistra, perché la mano sinistra cambierà tonalità. Non vi avevo detto nella lezione 53 che la tonalità dell'esercizio era Sol maggiore. E non vi avevo neanche detto che nella scala di Sol maggiore c'è un Fa diesis. Ok? In questa lezione qui, la 54, suoneremo in La maggiore e troveremo tre diesis. Troveremo il Fa, il Do e il Sol. Nella scala di La maggiore ci saranno tre diesis. Ok? Quindi andiamo a vedere subito la prima battuta, che è appunto La maggiore. La maggiore lo suoniamo con la quinta corda a vuoto, che è un La. Il dito indice della mano sinistra al secondo tasto terza corda, che è un altro La. Il dito medio al secondo tasto della seconda corda, che è un Do diesis. E il micantino a vuoto. Ok? Questo è La maggiore. Ed è la prima battuta di La. Ora andiamo a vedere la figurazione della mano destra. Come vi dicevo, è uguale identica alla lezione precedente, quindi si parte col pollice, quinta corda, l'indice suonerà nella corda di Sol, il medio nella corda di Si e l'anulare nella corda di micantino. Indice, medio, anulare sempre per tutta la lezione Sol, Si e micantino. Il pollice cambierà in base all'accordo che stiamo suonando. E quindi in questo caso qui suoneremo la quinta corda a vuoto col pollice, l'indice, il medio, l'indice, l'anulare, l'indice, medio, indice, pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice. Ora ve lo faccio risentire senza dirvi niente, quindi si parte con il La maggiore. E questa era la prima battuta di La maggiore. Ora andremo a vedere la seconda battuta. La seconda battuta, facciamo un portamento con la mano sinistra, dito medio era al secondo tasto della seconda corda e suonava un Do diesis, scivolerà al terzo tasto della seconda corda per fare un Re. Il dito anulare della mano sinistra andrà al quarto tasto della terza corda, farà un Si, micantino a vuoto e il basso sesta corda a vuoto. Questo è un Mi maggiore settima. Ok? Quindi mano destra, sesta corda col pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice, pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice. Ok? Vi faccio sentire le due battute. La prima è La maggiore, la seconda è Mi maggiore settima. Mm.
Ok, ora andremo a vedere la terza battuta ed è un Mi maggiore. Quindi posizioneremo il dito indice della mano sinistra al primo tasto della terza corda, che suonerà un Sol diesis. La seconda corda è a vuoto, Mi cantino a vuoto. Il basso, sesta corda, a vuoto. Ok? Quindi mano destra, pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice, pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice. Ok? Qui faremo un altro piccolo portamento. Con l'indice della mano sinistra eravamo al primo tasto della terza corda, scivoleremo al secondo tasto della terza corda per suonare un La. Il dito medio lo mettiamo al secondo tasto della seconda corda, fa un Do diesis, Mi cantino a vuoto, quinta corda a vuoto e siamo tornati in La maggiore. Quindi mano destra suonerà pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice, pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice. Ok? Ora andremo a vedere un La maggiore settima. Il La maggiore settima, come vi dicevo, suonerà per fare la settima un Sol naturale, quindi ci sarà un B quadro che da Sol diesis porterà il Sol al naturale. Quindi rimaniamo in posizione indice medio al secondo tasto di Sol e di Si e mettiamo il dito anulare al terzo tasto del Mi cantino per fare il Sol naturale. Quinta corda è a vuoto e questo è un La maggiore settima. Ok? Quindi partiamo col pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice, pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice. Ok? Ora incontreremo un altro accordo nuovo ed è il Re maggiore. Re maggiore, lasciamo il dito indice al secondo tasto della terza corda che suonerà un La. Mettiamo il dito medio al secondo tasto della prima corda, suonerà un Fa diesis. E il dito anulare al terzo tasto della seconda corda suonerà un Re. Il suo basso è il Re quarta corda a vuoto. Questo è un Re maggiore. Ok? Quindi andiamo a vedere subito la figurazione della mano destra. Pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice, pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice. Ok? Questo era il Re maggiore. Ora faremo il terzo portamento col dito indice che dal secondo tasto della terza corda scivolerà al primo tasto della terza corda a suonare un Sol diesis. Il dito medio andrà al secondo tasto della quarta corda per suonare un Mi. Il Si seconda corda a vuoto. Il Mi cantino a vuoto. In questo caso qui il pollice suonerà la quarta corda, quindi pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice, pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice. Ok, andremo all'ultima battuta, il dito indice farà un altro portamento, dal primo tasto della terza corda andrà al secondo tasto della terza corda per suonare un La. Il dito medio mano sinistra andrà al secondo tasto, seconda corda, Do diesis,
Mi cantino a vuoto e il La quinta corda a vuoto. Ok? Ora andremo alla mano destra che per metà farà la figurazione che ha fatto fino adesso e l'ultima metà della battuta suonerà il La quinta corda a vuoto. Ok? Quindi partiamo col pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice e il pollice suonerà la quinta corda a vuoto per finire la battuta. Ve la ridico, siamo in La maggiore, quindi pollice, indice, medio, indice, anulare, indice, medio, indice e pollice. Ok? Ora proviamo a fare tutto l'esercizio da capo. Vi dirò solo il nome dell'accordo. Quindi prima battuta La maggiore. Mi maggiore settima. Maggiore. La maggiore. Maggiore settima. Re maggiore. Maggiore. La maggiore. Ok, anche questa lezione finisce qui. Vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo per la prossima lezione. Ciao ciao!